E allora va in orizzontale da Benassi, da, scusate, Biraghi. Palla dentro per Benassi, di testa in mezzo Simeone. Bizzarri, attento. Praticamente due zone. Pallone dentro di Veretout, la conclusione vincente. Con fuorigioco però, gol annullato per fuorigioco. Regolare la posizione di Terò, l'uscita di Bizzarri che va anche fuori dall'area, la porta è vuota. Prova Terò, salvataggio con l'aiuto del palo da parte di Angella, calcio d'angolo. Sì, perché Angella si era messo in... Corre in avanti, Laurini, l'apertura per Chiesa, su di lui Samir. Non riesce a fermare il cross e poi il pallone per Terò che la mette dentro. E come detto esulta con prudenza, ma esulta. Fiorentina in vantaggio 1-0 al 28esimo. Sì, era incessante ormai la pressione della Fiorentina, il gol era quasi nell'aria, le occasioni che aveva avuto erano state tante. Vengono alla fase offensiva, allora subito a scaldarsi. Attenzione Benassi per Simeone, palo clamoroso di Simeone, gran diagonale. Sì, sfortunato l'argentino, però... riesce a servire Matos che appoggia dietro per Ali Annan, che è un buon crossatore ma non può provarci. Ci prova De Paul da fuori, bene Sportiello, calcio d'angolo, primo tiro dell'Udinese in porta al 52esimo. Fiorentina, Veretout prova la conclusione da fuori, Bizzarri non la tiene, e la doppietta di Terò, 2-0 per la Fiorentina, doppietta dell'ex Cyril Terò. Sì, qui è una cosa che non devi fare. Di De Paul fra le linee, molto buono, poi Maxi Lopez, attenzione alla posizione per ora regolare, e De Paul la mette dentro. Ci sarà un controllo del VAR, si alza la bandierina subito però. Sì. Recupera Matos, nuovo possesso palla per l'Udinese, ancora De Paul, prova un altro cross, Samir la mette alle spalle di Sportiello e riapre la partita al 72esimo, un lampo di Samir, 2-1. Sì, se l'è trovata praticamente quasi per caso, no?